Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Come state? Io sto abbastanza bene, scusate i capelli, una pazza. Siamo a giovedì 8 di ottobre. Io oggi vado a lavorare un po' più tardi e quindi sto prendendo le cose con un po' più di calma. Vi faccio salutare da Ken perché in tantissimi mi dite Ken, 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 eccolo qui. Miau. E le mie scarpe, perché come tutti i giorni vado a portare fuori Tommy. Allora, io la casa l'ho già pulita, ho messo su anche una lavatrice. Oggi cercherò di fare più lavatrici possibili, anche perché fuori è bello e quindi ne approfitto. Intanto chiudo anche la finestra perché stanno pulendo il giardino di un palazzo qui di fronte. Allora, cosa vi volevo dire? Cosa vi volevo dire? Ah, vi volevo far vedere questa collanina perché in tantissime me l'avete chiesto. Il video che era dedicato a questa collanina è sparito. Non so come sia successo, ma si vede che l'ho cancellato. Non so come ho fatto. Comunque, è una collanina della Kidult. Questa qui è bellissima. L'ho presa con i miei soldini, ovviamente non è nessuna collaborazione perché la Kidult non fa, si può dire, quasi mai collaborazioni. Sul cuore c'è scritto in inglese, naturalmente vi faccio la traduzione, c'è scritto ama la vita che vivi, vivi la vita che ami. L'ho voluta prendere perché è un periodo un po' particolare per me. Chi mi segue su Instagram secondo me l'ha notato, però è un periodo che passerà comunque. Sono periodi che capitano a tutti, a tutte le persone. Non pensate che io magari facendo video su YouTube sia diversa da voi. Io sono una persona normalissima come voi e quindi niente, ho voluto prendere questa collanina qui. Faccio fatica a togliermela perché mi piace, scusate, veramente tanto. Allora, io questa mattina devo andare a fare due o tre giri. Prima di tutto devo andare a mettere la benzina perché non so voi, ma io odio fare benzina. È in riserva, ma oltre la riserva, spero che mio marito non senta questa frase, non guardi questo video perché sennò mi uccide. Mi sgrida sempre, ma io ragazzi mi dà fastidio. Ci metto 2 minuti perché il benzinaio ce l'ho proprio di fronte casa, quindi ci metto 2 minuti, ma non ne ho voglia, non mi piace. Poi voglio andare a prendere, se riesco, a trovare un po' di zucca già pronta, già fatta a pezzettini, così faccio un po' di pasta con la zucca, se riesco a trovarla, però adesso vedo. E niente, anzi, niente cosa, volevo farvi vedere che ho. Adesso intanto tolgo la giacca perché l'avevo già pronta, qui per portare fuori Tommy. Ho preso, ragazze, degli altri cuscini, cioè delle fodere. Delle federe, fodere, federe, federe, fodere, dei cuscini per la sala. Come avete potuto vedere in uno dei video, io ho cambiato questa parte qui della sala. Adesso non voglio spoilerare. Vedete che ho preso questa candela dai cinesi all'ortensia che vi è piaciuta tantissimo su Instagram e anche questo piatto. E ho voluto prendere delle federe che si potessero abbinare a questa. A questa candela e a questo piatto. Li ho presi su Amazon, ho preso una misura 35x35 e pensavo di trovare i cuscini, diciamo l'imbottitura, ma invece non l'ho trovata. E quindi sono andata ad utilizzare i cuscini che avevo sul letto, anche perché ne sono tanti. Mi scoccia sinceramente spendere degli altri soldi e ho detto prendo, metto quelli lì. Vedete anche il copridivano che non è che ci azzecchi moltissimo, ma io avendo gli animali ho bisogno comunque di proteggere il mio divano. E adesso vi faccio vedere i cuscini. Eccoli qui, ragazze, vedete, sono sempre in velluto come questi qui marroni. Ne ho presi due proprio da poter abbinare alla sala, cioè alla candela che ho qui sul baule. Io l'ho diciamo rovesciata, nel senso che la scritta della candela e anche del profumatore l'ho messo verso la porta, in modo che se qualcuno entri noti proprio la candela. Vedete, è così. E quindi abbiamo voluto fare così. Diciamo che la mia sala è proprio autunno, ecco perché non sto a
a mettergli delle cose autunnali, come possono essere, non so, la zucca, via dicendo, perché comunque la mia sala è proprio autunno, autunno, autunno. Diciamo che quest'estate giocherò con i colori, magari con i fiori, per poter far sì che non sia pesante anche nel periodo estivo. Allora, lì avete visto un regalo, perché sabato andremo al compleanno della mia nipotina, naturalmente mia e di mio marito, diciamo che è una nipotina da parte di mio marito, però è anche la mia ovviamente, quindi siamo andate a prendergli un giochino. Lì c'è ancora la scatola che penso nell'anno nuovo, attorno a gennaio-febbraio, mio marito riuscirà a portarla in cantina, speriamo. Vi chiederete se mi sono dimagrita, sì, mi sono abbastanza dimagrita. Non perché faccio una dieta, a parte che sì, mangio molto, molto di meno in questo periodo perché non ho tanta fame, però pensieri che comunque si hanno. E niente ragazzi, adesso io porto fuori Tommy perché sono già le 9:10, io vi dico la verità, stamattina mi sono alzata alle 7:15, incredibile, da tantissimo tempo che non mi alzavo a quell'ora lì. Porto fuori lui e vado a fare quei 2-3 giri che devo fare assolutamente la benzina, e se vi va state con me, così ci teniamo compagnia. Arrivata a casa ragazze, allora sono andata, intanto qui ha finito la lavatrice, quindi vado a stenderla, dopodiché ne metterò un'altra. Dunque, sono andata al Famila e sono andata dai cinesi. Dai cinesi sono andata perché volevo prendere un porta, non so se avete presente quei portacarte da tenere nella borsa, quelli piccolini, perché io utilizzando questa borsa qui per andare al lavoro, questa qui non riesco, ok, quella che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video, siccome sto andando a piedi, sicuramente andrò a piedi anche questo inverno, perché comunque a me piace camminare e non ho paura del freddo, il mio portafoglio è molto molto grande, mettendogli anche gli occhiali da vista, perché sennò a lavoro non ci vedo nulla, non riesco a chiudere bene la borsa, quindi volevo prendere quei porta carte dove io comunque mettevo, non so, la patente, la carta d'identità, da poterla tenere all'interno, perché è ovvio che non si può girare senza documenti, ma non l'ho trovato, quindi magari lo prenderò su Amazon. E poi sono andata al Famila, che ho preso un paio di cose, a parte la zucca, che voglio fare pasta e zucca oggi a mezzogiorno, e quindi vi faccio vedere tutto, però adesso vado a stendere la lavatrice, ne metterò un'altra e poi vi faccio vedere tutto quanto. Came this way, now you're acting so different than when back when we had it easy. Now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose you now? Oh, oh, the silence is way too loud. Yeah, 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 'cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Al Famila, io non ci vado quasi mai, però siccome appunto ero dai cinesi mi sono andata lì perché è proprio vicino. Allora ho preso la zucca già così tagliata a rondelle, io andrò a farla a pezzettini piccolini e andrò a metterla
nella pentola, non la faccio al forno. Faccio dei pezzettini e poi ho preso una bella cipolla, una cipolla quelle dorate, in modo che anche questa qui la faccio a pezzettini, li faccio andare insieme e poi vedo se passarla o tenerla così, e a mangiarlo così a pezzetti. E avevo voglia di metterci vicino come pasta i ditali rigati, questi qui. Ho preso questi della Selex perché erano in offerta a 65 centesimi, un pacco da mezzo chilo. E poi ragazzi, siccome ultimamente sono in fissa con la zucca e queste paste non le avevo mai viste, non so se voi le avete mangiate o meno, ho voluto prendere questi cornetti della misura con zucca, carote e arancia. Sono curiosissima di provarli, sono 100% integrali, con farina integrale, e quindi voglio provarli, sicuramente le andrò a mangiare domani mattina e poi vi saprò dire come sono. Ok, queste ho preso da Famila. Adesso vi faccio vedere che cosa ho preso dai cinesi. Dunque, scusatemi. Allora, dai cinesi ho preso un cerchietto di questi, perché quando vado a struccarmi o comunque a truccarmi, adesso i capelli mi vanno davanti agli occhi, quindi utilizzo questo cerchietto, una pazza, insomma questo qui 95 centesimi. Poi ho preso una sciarpa bellissima, morbidissima, l'avevo vista sul manichino, a soli 7,95 euro. Questo sciarpone c'era di vari colori, c'era così, se no c'era sui toni del rosa. Guardate, è molto lunga e ha queste frange, veramente veramente bella. Io d'inverno ne utilizzo tantissime di sciarpe, ragazzi, è morbidissima, se solo voi poteste sentire la morbidezza. E niente, l'ho voluta prendere perché comunque si abbina a tantissime cose, al nero, al bianco, al beige. Invece che rosa ho voluto prenderla di questo colore qui, adesso la andrò a lavare. E poi ho voluto prendere questo lip balm, scusate ma i peli, no, un lip balm, è un lip oil per le labbra di Astra. La stavano mettendo fuori in quel momento. Questa qui è una linea 90% naturale, infatti è tutta naturale, ed è un lip balm che nutre le labbra e gli danno anche brillantezza. Adesso io sono curiosissima di provarlo. Questo veniva a 4,90, perché se è veramente ottimo, come ho visto in alcuni video, perché sapete che io comunque sono amante del make up, magari ne vado a fare una bella scorta, perché d'inverno mi si seccano tantissimo sia le labbra ma anche le mani. Quindi adesso vado a togliere, lo provo con voi ragazze, mi si sta appiccicando tutto, lo tolgo bene bene bene, vi faccio vedere anche com'è. L'applicatore è bello cicciottello, io non vedo nulla, aderisce molto bene alle labbra, non ha odori, allora le labbra risultano un po' appiccicose perché comunque è normale che un lip balm faccia così. Spero che duri un po', appunto, per nutrire le labbra. Adesso io lo terrò tutta la giornata, cioè tutta la giornata, tutta la mattina, anche perché sapete che i lip balm vanno via facilmente, però se tende ad ammorbidirle, magari se alcune di voi utilizzano le tinte, questo qui può fare da primer, magari dopo viene tamponato un po' con una velina o con un po' di carta igienica, ammorbidisce le labbra e prepara appunto le labbra alle tinte labbra. Comunque adesso lo terrò e vi saprò dire nell'arco della mattina e della mattinata. Allora, sono già le 10:30, io ho un po' di fame adesso, però non vado a fare nessun spuntino perché vado a mangiare dopo. Metto a posto il tutto e poi prepariamo insieme la pasta con la zucca. Thank you.
Allora ragazze, avete visto che ho messo su la zucca? Non lo so come verrà, perché è la prima volta che la faccio in questo modo qui. Ho voluto provare, o la passo tutta o la tengo così, anche perché a me piace proprio anche sentire sia la cipolla ma anche la zucca, proprio i pezzetti. Adesso vedo come va. Avete visto che gli ho messo proprio una metà di un dado. Non gliel'ho voluto mettere tutto intero perché dopo ho sempre paura che diventi molto salato. Ho messo un po' di sale, poco, sembrava tanto, ma era proprio un piccinin di sale. E niente, adesso aspetto che si prepari. Ci metterà un po'. Non so se mio marito verrà a mangiare, adesso gli mando un messaggio così eventualmente preparo la tavola anche per lui. Avete visto che ho messo su un'altra lavatrice, così quando vado via nel primo pomeriggio al lavoro stendo anche quella lì. E niente, è un periodo che di nuovo inizia a girarmi la testa. Non so se sia la cervicale, non lo so, mi gira proprio tanto. E adesso magari mi siedo un attimino. Forse anche perché siamo sempre di corsa, ragazze. Ho messo il cerchietto, così mi tiene un po' più indietro i capelli. Siamo sempre di corsa, sempre di corsa. E poi io, ragazze, mi manca l'estate, mi manca tantissimo l'estate. Io d'estate sto proprio bene. Quando inizia ad arrivare i primi freddi, di nuovo la cervicale, i giramenti di testa. Poi inizia a farmi male questa parte qui. Sono già 2-3 anni che noto che mi fa male questa parte qui. E ogni tanto anche l'occhio. Io l'ho abbinato al cambio di stagione. Ogni volta che c'è il cambio di stagione, sia primavera, diciamo inverno primavera, ma anche estate autunno, inizia ogni tanto a farmi male questa parte qui. Ho fatto vari esami, ma già nel 2015, quindi sono già 5 anni, tra cui ho fatto anche un attacco al cervello, perché non lo so, però abbiamo pensato che sia quello. Dunque, venerdì prossimo, il 16, dovrò andare a fare il papilloma test, mi sembra che sia. È uno screening che ci mandano, penso, a tutte, dopo i 40 anni, credo, non lo so, 45. Ogni 2 anni ti chiamano a fare questo screening per vedere se c'è il tumore al collo dell'utero, quindi venerdì dovrò andare a fare anche quello. E niente, quando si inizia ad avere una certa età si parla sempre di malattie. Non so se anche a voi capita così, però vabbè. Comunque, sento i passettini di Tommy, adesso arriva, perché ogni volta che vede che sono qui sul divano ve lo faccio vedere. Arriva lui. Allora, aggiornamento Tommy, perché è da tanto che non ve lo faccio. Tommy purtroppo lì si sta riformando di nuovo la massa. È un incubo che ormai non finirà mai. E diciamo che sta iniziando a formarsi nella parte un po' più esterna, diciamo più attaccata all'orecchio, forse perché a forza di tagliarlo con tutti i tagli si sta spostando. Lui sta bene, adesso aspetteremo, perché tanto c'è solo da aspettare che quando gli arriveranno queste crisi epilettiche, speriamo il più in là possibile. Io lo farò operare di nuovo perché non riesco a non farlo operare. Il mio veterinario non era d'accordo, ma lo obbligherò, perché o me lo fa lui o me lo farà un altro veterinario, perché devo vincere io vicino a questa malattia, non c'è niente da fare. Però non lo so, perché quando si tratta di cose così, non lo so. Comunque non ci voglio pensare, sennò mi rattristisco tanto. E mi metto al sole, perché quando sono triste il sole mi ricarica le batterie. E niente ragazzi, adesso io faccio 2-3 cose in casina, questo sole, 2-3 cose in casa, e poi magari vi faccio vedere com'è venuta la pasta e zucca, spero bene, perché ne ho proprio voglia, ultimamente ho voglia di zucca, boh. Stasera mi sa che mi faccio la vellutata di zucca e ci aggiorniamo dopo. Anzi, no ragazze, volevo chiedervi una cosa: per chi di voi ha la piastra, la GHD mi sembra, perché avevo più avanti intenzione di prenderla, perché la mia piastra, quella che ho bellissima, a parte che è stretta, e poi lo utilizzavo per quando avevo i capelli corti, quindi a me bastava giusto questa zona qui. Adesso in questa zona devo ripassarla parecchie volte e dopo un po' mi si arricciano i capelli.
e avevo intenzione di prendere questa piastra GHD. Ditemi voi un po' se ce l'avete, come vi trovate. Ho visto che è uscita anche quella della Dyson, ma cavolo ragazzi, costa 500 euro per una piastra. Quella no, ovviamente no. E, non so, ditemi voi che modello usate, qui non voglio spendere tanto, sapete che io sono abbastanza tirchia. E, ditemi voi che modello avete, se vi trovate bene, se vi liscia i capelli in modo che rimangano proprio lisci durante la giornata, perché io ho anche il problema che quando arriva l'inverno con l'umidità mi si arricciano. E quindi magari lasciatemi un commentino qui sotto e ditemi come vi siete trovate. Ragazzi, sto editando un video affacciata alla finestra. C'è una giornata bellissima, a parte che con questo sole si vede questo vetro. Ciao, tutto sporco, perché come potete vedere la mia finestra è, diciamo, sopra nella parte alta è una finestra normale e qui ha un vetro. Non vi dico per poterlo lavare, divento pazza. Magari un giorno, anche perché dovrò farlo subito, secondo me questo weekend mi ci metto perché non mi piace vederlo così, lo pulirò e vi faccio vedere come faccio a pulirlo, divento pazza. Intanto edito un video. Allora ragazzi, sono andata ad aggiungere anche un po' di passata di pomodoro perché sennò era troppo bianca e non mi piaceva molto. Ho apparecchiato la tavola, apparecchiato cioè, così da povere umane, perché viene anche mio marito, mia figlia no, è al lavoro e quindi ho apparecchiato anche per lui. Adesso è quasi pronta la zucca, sono le 11:30, anche perché lui ha proprio mezz'ora di tempo, quindi a mezzogiorno e 5 è a casa e a mezzogiorno e 30 va già via, si può dire, a volte rimane un po' di più. Quindi la faccio cuocere ancora un 10 minuti e poi gli metto la pasta perché è ancora un po' durina la zucca e poi gli faccio una bella spolverata di formaggio perché a noi piace tantissimo, di parmigiano. E niente, dopo ci gustiamo questo pranzo insieme perché sennò non ci vediamo mai, non pranziamo mai insieme. E quindi giusto oggi, perché domani non so se riusciremo a pranzare insieme, e poi ovviamente il weekend. E niente, adesso do anche da mangiare a Ken, perché se lui non ha l'acqua fresca, vero Ken? Vuoi sempre l'acqua fresca? Mamma mia, la meraviglia! Quindi do da mangiare a lui, perché sennò mi assilla. Sì, arrivo, vado a dare da mangiare. Cosa c'è, amore mio? Oh, le coccoline! Solo quando vuoi la pappa, amore mio, eh? Sì, arrivo. Allora ragazzi, abbiamo finito di pranzare, la pasta è venuta molto buona, le abbiamo messo un bel po' di parmigiano sopra, ce n'è rimasta ancora un po', adesso ve la faccio vedere, si è gonfiata come fa con la pasta e fagioli, anzi adesso questo weekend andrò a fare anche pasta e fagioli, infatti mio marito me l'ha chiesta, ho già tutti gli ingredienti che li abbiamo presi sabato quando siamo andati a fare la spesa. Ho preso il caffè, anche mio marito, io però sono andata a prendere il decaffeinato, adesso faccio così, diciamo che la mattina prendo il caffè normale, poi invece dopo pranzo prendo il decaffeinato, anche al lavoro me l'hanno preso, altrimenti dopo è troppo pesante, anche io avendo la gastrite preferisco non appesantirmi tantissimo. Niente ragazzi, sono mezzogiorno e 50, io finisco alcune cosine, mi preparo per andare al lavoro, mi do una passatina di terra, non ho fondotinta, ho la terra perché poi con la mascherina le sporco tutte e mi porta via anche la terra. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, vi auguro una buonissima giornata, un buon lavoro, una buona settimana, un buon tutto, una buona serata se lo vedrete di sera. Ciao,
Bacione grande, ciao a tutte e anche le nuove iscritte che sono tantissime. Grazie, ciao ciao!